Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul nostro canale Il Pensiero Non Lineare. Sono Gennaro Rinaldi, psicoterapeuta. Continua anche oggi il nostro affascinante viaggio nel mondo della psiche umana. Anche in questa breve tappa del nostro viaggio torneremo per qualche minuto indietro nel tempo, a circa 100 anni fa, o poco più. Erano anni fondamentali per la psicanalisi. E Freud, con alcuni suoi scritti, provava ad avere una visione più globale della psicologia e attraverso lo sguardo della psicanalisi, per comprendere alcuni fenomeni psichici dell'individuo, cominciò ad osservare e ad analizzare la società, la cultura e la storia. Ma, come per ogni tappa del nostro viaggio, il mio invito è quello di provare a rilassarvi. Assumete quindi una posizione per voi comoda e confortevole. Adesso chiudete gli occhi. Fate un bel respiro profondo. Fatene un altro. E adesso che siete rilassati e tranquilli, siete pronti per partire. In una delle sue opere più emblematiche, Totem e Tabù, Sigmund Freud ci offre un'analisi e un confronto molto interessante tra l'origine delle proibizioni, dei tabù, nella civiltà umana e lo studio dell'origine delle psicopatologie, in particolare le nevrosi. Vi riporto alcuni estratti molto interessanti del suo scritto. Diceva Freud, la coincidenza prima e più evidente tra i divieti ossessivi negli individui con nevrosi e i tabù consiste nel fatto che questi divieti sono ugualmente immotivati e misteriosi per quanto riguarda la propria origine. Sono subentrati un qualche momento e ora, a causa di una paura irresistibile, debbono essere mantenuti. Ogni trasgressione provocherebbe insopportabili sventure. In un altro estratto, più avanti, Freud dice: la proibizione principale ed essenziale delle nevrosi, come anche del tabù, è quella del contatto, da cui il nome, fobia del contatto. La proibizione si estende non solo al contatto diretto col corpo, ma abbraccia tutto l'ambito racchiuso nell'espressione figurata, entrare in contatto. Tutto ciò che indirizza i pensieri verso il proibito, che provoca un contatto mentale, è proibito nella stessa misura in cui è vietato il diretto contatto fisico. Questa medesima estensione compare anche nel tabù. Le ossessioni nei disturbi ossessivo-compulsivi sono incredibilmente dislocabili. Tutto ciò che può essere interpretato come potenzialmente pericoloso sarà qualcosa di impossibile. Alla fine l'impossibilità sequestra tutto quanto il mondo, dice Freud. Le ossessioni, nei nevrotici, fanno in qualche modo che questi si comportino come se le cose o le persone ritenute impossibili fossero portatrici di un pericoloso contagio. Quindi, di conseguenza, chi avrà avuto un contatto con quel qualcosa di impossibile, che veniva considerato un tabù, allora diventerà a sua volta tabù. E nessuno potrà entrare in contatto con lui. E tutto questo è alla base del funzionamento delle nevrosi nelle persone. Bene, dopo questa breve pillola di Freud e di Totem e Tabù, non mi resta che salutarvi. E infatti anche per oggi la nostra tappa finisce qui. E quindi vi invito alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Alla prossima!